Bentornatemi ombri in un nuovo episodio su Horizon Forbidden West. Dopo aver dato il nostro ultimo saluto al nostro amico Varl, nel precedente episodio abbiamo solcato i cieli insieme ad un solcasole, quindi per la prima volta abbiamo letteralmente volato su Horizon e siamo atterrati dai Tenact per respingere l'attacco dei ribelli e soprattutto di Regalla, che abbiamo definitivamente sconfitto. E qui vi rivelo questa cosa che mi è stata detta, ovvero se decidevamo di risparmiarla, Regalla, perché c'era la scelta multipla e si poteva fare, praticamente lei si sarebbe unita alla base, sarebbe venuta qua in qualche modo per redimersi, se vogliamo, e ci avrebbe aiutato nel combattimento contro gli Zenith che ancora dobbiamo affrontare, però poi lì sarebbe comunque morta. Questa cosa ve la dico perché tanto non avremmo avuto occasione di rivederla, di vederla insieme, in quanto ho optato per l'altra strada. Sì, questa volta non me la sono sentita e comunque non mi pento, onestamente, di averla salvata. Tra le altre cose, non abbiamo visto invece l'arco di Regalla, che è questo qua, la furia di Regalla, veramente potentissimo, ha un danno assurdo da lontano, però ha pochissimi colpi, mi sembra 4 frecce. Da lontano e 4 frecce, non mi ricordo come si chiamano, quelle lì che vedete con il numero 142, che sono delle frecce che penetrano le macchine e quindi possono anche colpire quelle dietro eventualmente. Comunque un arco decisamente potente che ho già potenziato un paio di volte. Allora, adesso noi dobbiamo rientrare nella base, anzi andiamoci a leggere la missione perché mi sembra che non l'abbiamo letta l'altra volta. Singolarità, decise le sorti dei Tenact e ottenuta la collaborazione di Silence, altra cosa che non avevo detto prima, Aloy deve radunare tutti i suoi alleati e prepararsi alla grande battaglia che li aspetta. Vediamo un po' anche se riusciremo a incontrarci con Silence proprio per la sfida contro gli Zenith, perché sappiamo che lui ha un qualcosa che a noi ci serve, ovvero quell'arma in grado di trapassare gli scudi. Vediamo un po', intanto raduniamo le forze. Aloy, è arrivato il signor So Tutto Io, il caro amico del Focus che non sorride mai. Non sapevo che fare, quindi l'ho portato nella tua stanza. Sì, grazie. Bene, Silence. Hai trovato una porta che puoi aprire senza di me. E meno male che l'ho fatto. Mi evita di socializzare con le tue frequentazioni. Scherzi a parte, credo che tu mi debba spiegare qual è il tuo piano per la base Zenith. Vero. Ti spiego come ti ucciderò per avermi ingannata ancora, al laboratorio di Ade. Dubito, tu voglia solo regolare i conti. No. Per ora mi serve il tuo aiuto. Ma ti concederò una sola occasione. Se mi tradirai di nuovo, però, ti ucciderò a prescindere dalle circostanze. È chiaro? Molto bene. Anche se il futuro di entrambi sarà breve, se non riuscirai a farci entrare. Aloy, c'è l'altro ospite. Sta arrivando da te. Ma che tempismo. La verità è che io non so come entrare nella base. Ma lei sì. Le tue frequentazioni mi sorprendono in peggio. Non ti piacciono le sorprese, eh? Guarda, ecco la tua piccola invenzione. L'arma funziona? Senza autodistruggersi? Ma certo che sì. Ho eliminato le imperfezioni e migliorato notevolmente il design e la potenza. Come possiamo saperlo? Per caso vuoi una dimostrazione? Smettetela, entrambi. Dobbiamo collaborare, almeno per ora. Andate da Erend. Ditegli di darvi delle stanze. Verrò a trovarvi appena posso. Oh no, prima tu.
Speriamo non combinino disastri questi due. Devo riunire tutti nella sala di controllo, così Tilda ci dirà quello che sa sulla base Zenith. Hai capito, il Silence che finalmente è tornato si è ripalesato davanti a noi, in carne ed ossa se non altro. L'ho già detto, lo ripeto sempre, lo ripeterò sempre, a meno che poi non si rivelerà qualcos'altro. Silence è quel tipo di personaggio tra l'odio e l'amore, perché cioè nel senso che non si capisce se è dei nostri, se non è con noi, se è con noi, se ci vuole aiutare, se non ci vuole aiutare. Sempre in questo limbo, no? Cosa che devo fare? E onestamente è un personaggio interessante a prescindere. Allora. Ragazzi, ci siete? Venite subito nella sala di controllo. Bene, gente. Ecco che c'è in gioco. Beta, Gaia e l'intera vita sulla Terra. So che gli Zenith possono sembrare invincibili, ma non lo sono. Abbiamo tutto il necessario per invadere la base e batterli. Compreso l'aiuto di una di loro. Tilda, mostraci la base. È stata costruita proprio sopra le rovine di un'antica struttura militare, su un'isola sud-ovest. Noi possiamo entrare in questo punto, inosservati. E come di preciso? Lo dirò quando servirà. Il nostro obiettivo sarà questa struttura. La torre di lancio. Gaia e Beta sono rinchiuse qui in cima. Lungo il percorso incontreremo una resistenza schiacciante. Soprattutto da parte di Gerard, Eric e gli altri. Ma anche... Quando eliminerò gli scudi dovremmo riuscire a sconfiggerli. Ma sarà più facile attivare il dispositivo se lo porterà un altro. Servono braccia forti. Trasportare roba? Sì, lo posso fare. Nonostante il tuo dispositivo, ci saranno comunque molti droni Spectre. Se solo avessimo un esercito dalla nostra. A quello ci penso io. Lo dirò quando servirà. Va bene. Ci rivedremo prima di cominciare. Dove ci incontriamo? Sulla costa, di fronte all'isola. Lì vi mostrerò come entrare. Bene. Mi farò viva appena arrivo al punto d'incontro. Raggiungetemi lì. Nel frattempo, preparatevi al meglio che potete. Capito? Voi due. Posso? Tilda mi ha aiutata a contattare Beta, che mi ha detto una cosa importante. C'è un impianto dentro la base. Si chiama regolatore. È qui. Quando saremo lì, voglio che vi separiate dal resto del gruppo. Distruggetelo. Portatevi degli esplosivi. Servirà a liberarci dai droni. Dipende tutto solo da voi. È chiaro? Poi dovete trovare un modo per infiltrarvi nella rete Zenith. E come? Studiate bene i dati che ci ha lasciato Beta. Lei sapeva come fare, ne sono certa. Va bene, ma perché? A che pro tutto questo? Trovare informazioni sugli Zenith. Quello che Tilda non dice. Silence ha ragione su una cosa. Non possiamo fidarci del tutto di lei. Farò il possibile. Proteggila, chiaro? Con la vita. Bene.
Tra poco andremo a liberare Beta e Gaia. Meglio controllare che stiano tutti bene. Quindi quella cosa che si è detta di in segreto con Beta era sostanzialmente la presenza di questo marchingegno da distruggere. Ok. Non si voleva far sentire da Tilda. Va bene. Siamo pronti? Punto di incontro. Sulla costa, ha parlato di una costa. Ecco qua. Allora, il punto più vicino è questo. Quindi prenderò il falò per non consumare un viaggio rapido. Un kit di viaggio rapido. E poi andremo in sella al nostro solcasole. Decisamente. Ecco qua. Qui. È parecchio veloce in realtà il solcasole. L'altra volta non pigiavo bene probabilmente X. Cioè nel senso non va pigiato a ripetizione ma va tenuto premuto. Forse era quello che sbagliavo. E per quello che mi sembrava più lento del dovuto, anche se, vabbè, lento in realtà non era. Cacchio è successo? Era una sensazione. Però comunque, tenendo premuto X, si va più veloce rispetto a quello che abbiamo visto l'altra volta. Ok. Ah, i comandi invertiti. Per andare su e giù, quindi devo fare l'abitudine. In realtà io li odio i comandi invertiti. Forse si può anche sistemare dalle opzioni, visto la mole di tutte le opzioni che ci sono nel menu. Però vabbè, eccoci qua, comodissimo. C'è l'abitamento, anche se in realtà non so a cosa possa servire. Schivare macchine, eventuali macchine volanti. Non mi sembra che vada più veloce, quindi presumo di sì. Saliamo un po' di quota. Sto scendendo. Saliamo. Ok. Aloy, sono Cotallo. Ho una notizia che può interessarti. Tre nostri soldati sono andati dispersi nella Valle dei Caduti. Era zona brulica di macchine. E ci sono state segnalazioni di strane luci al largo della costa. Il maresciallo Ipira è all'ingresso della valle. Potrebbe servirle aiuto. Grazie. Me ne occupo più presto. La Valle dei Caduti, missione secondaria. Materiale per le live. Ecco, quello è il punto d'incontro. Meglio finire tutto quello che ho da fare prima di cominciare l'assalto alla base Zenith. Non ho idea se questa sarà la missione finale, forse no. Comunque è una missione decisamente importante perché ci dice preparati, perché poi non c'è modo di tornare indietro. Andiamo. D'accordo, gente. Sono arrivata al punto d'incontro. Andiamo a salvare Beta e Gaia. Ricevuto, Aloy. Arriviamo. Aloy. Dove sono gli altri? Non molto lontani.
Il cervellone qui non sopporta viaggiare con il gruppo. Tutti pronti? Cominciamo. Un tunnel. Un'antica via d'evacuazione dalle rovine dell'isola. Quando ho capito che portava dritta alla costa, io ho pensato di usarla per muovermi di nascosto. Quindi l'ho celata agli altri. Andiamo? Vorrei ci fosse una strada meno fetida per entrare nella base. Concordo. Ecco la torre di lancio. Questo tratto di terreno non offre riparo, quindi possiamo passare solo da lì. Ci saranno Spectre a sorvegliarla. E da quegli hangar ne possono uscire molti altri. Bene. Alva, Cotallo, andate. Dove vanno? È importante. Erend, tu sei con me. Voi altri, passate dall'alto, ci può servire copertura. Una buona tattica, suppongo. Lei cosa farà? C'è un nodo sensore. Accedendovi dovrei riuscire a interferire con la rete ed evitare che vi rilevino. Ma non per molto. Allora è meglio procedere. Un'altra cosa. Apri il canale verso Beta. Solo audio. Aloy! Siamo qui. Veniamo a prenderti. Sai cosa fare, vero? Se voi farete la vostra parte. Contaci. A presto. Sta attenta. Andiamo. Non lo so, così a pelle in questo andate momento. Andate in fretta verso la torre. Farò mi il possibile più per nascondere la nostra Silence presenza. Silence che di Tilda. Anche se, poverina, ancora non ci ha fatto nulla, eh. Però, secondo me, sta tramando qualcosa, come potrebbe essere anche Silence. Attenta, in realtà. Spectre in vista! Spectre? Dove? Nemici, seguitemi! È il mio lavoro. Posso usare le mie munizioni acide? Munizioni acide, ok. Ce n'è uno? Perfetto. Arma utilizzabile. Allora, io evidenzio questa così cerchiamo di toglierla. Sarei tentato di provare l'arco di Regalla. Oh, c'era un altro. Perfetto. Sto aspettando te. Oh. Lo vuoi, lo trovi qui. Non ti avvicinare. No, perché non l'ha preso? È lentissimo, però avete visto 500 passi che ha fatto. E poi non è chiaramente adesso al livello massimo, quindi a margine di miglioramento aiuta. Non devo mancare, altrimenti faccio un patatrack. Ok, una è andata. Non ha tiro triplo nel nulla, o meglio, sì, ma bisogna sbloccarle le abilità. Abbiamo detto frecce acide. Mira al punto debole. Presa, ora tocca all'altro. Questo ti annebbierà la vista.
Tutto bene? Insomma. Oh, insomma. Cosa usa questo? Ma battere il cuore, non è vero? L'acido, per quanto sia buono, continuo ora si ragiona a non comprenderlo al 100%. Cioè, sì, ok, fa un po' di danni, ma avete visto l'arco di Regal? Direi che è più efficace, no? 500 a botta. L'unico problema è che adesso è lento e quindi fatica. Perfetto. Vedete? Senza munizione, vabbè, andiamo con questo, proviamo. Via. Proviamo a creare qui. Ah, perfetto, non ho più i materiali. Ho notato che su Forbidden West, rispetto a Zero Dawn, i materiali mancano molto più spesso per le frecce. Aloy, vieni qua. Vieni qua? Che senso? Cosa vuole? Rimani, Eren. Non mi arrendo. Aloy, dai, su, che sei quasi andato. Vieni a farti ammaccare. L'altro l'abbiamo distrutto con poche frecce. Ok. Guarda che bella. Hai ragione. Di bene. Trovato qualcosa? Sì. C'era l'altro da lootare. Prendo anche i rami che... non si sa mai. Allora, dov'è l'altro Spectre? Non è questo. Quello. Lassù c'è una caverna che può farci superare quel rilievo. Arrampichiamoci. Va bene. Arrampichiamoci dove di preciso? Qua. Credo. Ma cosa c'è in questo zaino? Ma tu! Aloy, io e Alba siamo vicini al regolatore. Aggiornatemi. Qua. Bene. Era qui che dovevo salire. Ah. Che posto inquieta. Non temere, ti proteggo io. Vedere come fa Eren da salire un qualcosa. Quante macchine morte su quest'isola. Ne abbiamo distrutte parecchie al nostro arrivo. Non ho il fisico dello scavatore. Scusa, Eren. Non è una birra, ma basterà. Meglio non provocarle. Allora,
Come saliamo? Un altro Spectre. A girare o combattere, vedi tu. Combattiamo. Là c'è un'arma, cavolo. Attacchiamo o cosa? Servono delle munizioni! E adesso? Aloy è sotto attacco, copritela! Vero! Sto sparando! Non puoi vincere. Sembra che Zoe ci stia coprendo le spalle. Sì. Mi sembra che abbia attaccato me. Però va bene. Ok. E bisogna procedere ad agio. Perché i nemici sono tolti. Gli Spectre, secondo me, sono tra i nemici più rognosi. Allora, devo salire, ma onestamente non riesco a capire da dove devo passare. Allora, da lì siamo scesi. Di qua? Adesso si ragiona! Stanco? Già. Questo è un fuoco di metallo. Queste piante strane. Ci siamo. Tutto tuo, se ti serve. Lunga vita e nemici morti. Ci pensiamo noi, Aloy. Non fermarti. Ci vediamo. Usiamo quella avistempesta per attraversare. Odio gli avistempesta. Ma capisco che forse da morti possono... Ricordi i bei vecchi tempi? Quando dovevamo solo preoccuparci che Meridiana non venisse distrutta. Intendo al posto del mondo intero. Sì. Bei tempi. Altri Spectre. Sono pronto L'acido ad... L'acido renderà tutto più semplice. Però... Se vado di plasma, invece... Anche quest'altro comunque fa il suo, Boom. Facciamoli fuori. Ne sono tre, mi sa. Non sono dei bei clienti. Anche a me. Tutto bene. È il tuo punto di... Grande, batte una forza ottima. Facciamogli un po' di... danno.
continuo con questo. Vediamo. Ora sei vulnerabile. No, sarà anche vulnerabile. Serviranno. Occhio, 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 occhio. E qui è dura. Sono stra resistenti, porca miseria. E forti. E ho finito anche le mani. Forse le posso riempire, ok. Non resisterò ancora per molto. C'è tipo un'arma da raccogliere. Ecco. Ups. Vai. Dove cacchio sono? Voglio ancora! Andare nei loro punti deboli non è facile per niente. Via. Mi serve una mano. Oh, mi spiace. Sto aspettando. No, no. Uff. Impegnativissimo, mamma mia. È il momento di colpire con il plasma. Arriva sempre quell'attacco fulminante che non si riesce a stare. Questo doveva più. A terra! Per te, Aloy! Fai una strada! Dovrebbero essere finiti. No, la volevo io! Oh! Continuiamo. Santo cielo. Che devasto. Abbastanza. Che devasto. Verifichiamo i colpi, basta. Non ho più bacche. Zero. Eren, non potevi fare un po' di scorta, no? Chiedo troppo. Prendiamone alcune.
Qua c'era qualcosa. Porca miseria, lo sapevo io. Bisogna guardarsi intorno di più, ma di fatto quando sono preso lì dallo scontro faccio fatica. Onestamente. Qui, su questo masso. Che? Qua. Ok, andiamolo, dai. Giriamo attorno a questo angolo. Non mi lamenterò troppo. Riesco a vedere la strada. Non fermarti. Facciamo del nostro meglio. Stai bene? Più o meno. Ah, lui è lì. Come? C'è una vedetta lassù. Allora, vediamo. Ah, c'è un altro che di qua. Non ti spetteranno questi Zenith. Più di quanti ne vogliamo affrontare, questo è certo. Gli altri hanno tutto sotto controllo. Sì. Temo che questo sia da affrontare. Mettimi la macchina è vulnerabile all'acido. Punto debole. Ehi, te lo lascio qui. Alla salute! Ora arriverà giù anche quell'altro, immagino. Ma quel punto debole... Ok, qualcosa lì che si illumina, ma non riesco a capire bene dove è. Sotto. Difficissimo la portiera. Non provare questo. Quell'altro lo stanno bombardando gli altri. Una buona notizia almeno. Forza, qua su. Ah beh, sono proprio lì loro. Ok. Non li avevo ancora visti, sinceramente. Ti rispedisco alla porta. Aloy, io e Alba siamo in posizione. Bene, fate saltare il regolatore. Un attimo, innesco le cariche. Alba e Cotallo hanno fatto il loro. Ora tocca a Beta. Aloy, forse siamo nei guai. Se avevi un piano per fermare gli Spectre, è il momento. Io non devo fare niente. Sta a Beta. Le serve solo del tempo. Tempo che non abbiamo. E quello che cos'è? I rinforzi. Mi ha tirato la loro attenzione. Molto scaltro. Hai detto a Beta di installare Festo nella matrice di stampa della base. Che è più rapida e potente di qualsiasi calderone. E ora può sfornare tutte le macchine che vuole. Andiamo alla torre di lancio, qui diventerà un campo di battaglia.
Per quanto scaltro, questo trucchetto significa che Efesto adesso è libero. Tornerà sicuramente a rifugiarsi nella rete dei calderoni. L'abbiamo già catturato, possiamo rifarlo. Oppure trovare un modo per replicare le sue funzioni con il database di Apollo. Va bene. Può scendere? Ehi, stai bene? Sì, adesso ti raggiungo. E se chiamo la mia macchina? No. Ma... ah, non devo scendere, lo devo salire. Ah, porca miseria. Ho visto che Eren era sceso. Aloy, se non dovessimo farcela, ho un solo rimpianto. Ovvero? Essermi dovuto arrampicare tanto. Possiamo proseguire usando quel masso come ponte. Ricevuto. Scendiamo quindi. C'è un po' di cibo, se non altro. Va bene, lascio tutto. Non tutti gli Spectre combattono le nostre macchine. No, sarebbe stato fin troppo facile. Perché? No, ho sbagliato. Porca miseria. Volevo attivare il lancio triplo, invece... vabbè. Ho fatto partire questa, che comunque, in realtà... anche bene. Peccato. Qualcun altro? C'è qualcun altro? Posso tornare a combattere? Vuoi aiutarmi? Voglio andare lì sopra perché penso di aver visto un'arma, ma non ne sono sicuro. Comunque ci vado. Plasma! Usa il plasma! No, ok. Osa sì. Ok. Esplode. Zoe e Gerato affrontano un altro Spectre lassù. Se la caveranno. Che cacchio succede? Un altro po' di mattate.
E via. E vai! La attraversiamo. Questi Spectre mi stanno veramente rompendo le scatole. Delle parti. Veramente tanto. Ok. Allora, di qua. Anche se non so bene la strada, se devo essere sincero. Ah, va detto, usiamo quel masso come ponte. Non so, questo? Ah, sì, qua. Okay. Che salto! Speriamo le macchine non siano verso un problema. Destra, credo. Da qui? Ottimo. Qua. Ah, ha detto destra, credo. E ora a sinistra. E ora passate a sinistra. Per quell'hangar per raggiungere la torre di lancio. Sto venendo verso di voi. L'hangar è mezzo distrutto, ma vedo un ingresso. Fai in fretta, Loi. Noi prima lootiamo. Un altro. Del... Cavacca. Non ci si può nascondere qui. Ok. Diamo il colpo di grazia. Questo ti annebbierà la vista. Vai. Non conto di questo, mi sa. Siamo con te, Aloy. Ah. Ok. Sto sei incavolato a bestia. Non c'è verso. Tutti gli Spectre mi fanno consumare tutte le bacche ogni volta. Non riesco a non farmi colpire, maledizione. Ottimo lavoro, gente. Andiamo. Vieni qui, Aloy. Ecco Silence. Di qua. Ma queste sempre dopo mi arrivano, porca vacca. Oh, non ho più. Ok. Eccoci. Wow. Guarda quanta roba spaziale c'è. Questo posto sta per crollarci in testa. Motivo in più per affrettarci. Disse quello che non aveva niente da portare. Quando succederà, spero che questo affare funzioni.
tra un po' partirà uno di quegli scontri epici che immagino ne vedremo delle belle. Aloy, è stato intenso, ma Cotallo mi ha portato a un nodo di rete. Cerco di accedere. Continua così, siamo quasi alla torre. Dove passiamo? Ok, non devo andare a quanto pare. Eppure ci porta qui la strada. Giù. Sappiamo che ha causato questo trambusto. La pupilla di Tilda. Silas, Zenith in arrivo. Possiamo eliminare gli scudi. La sto attivando. Sta fermo. È tutto inutile. Non potete ferirci. Siete dei vermi che strisciano nel nostro sotterraneo. Silence! Soltanto un momento. Ma vi risparmierò se consegnate Tilda. Credo abbia chiaramente rinunciato alla sua parte nella nostra operazione per sempre. Ah, ecco. No? Niente? Bene. D'accordo. Uccideteli! Dovremmo forse avere paura? Lasciamo fuggire Gerard. Non ci metterà molto a preparare la navetta per il lancio. A quel punto potrà portare Beta e Gaia in orbita. E sull'Odissea saranno irraggiungibili. Dobbiamo andare lì. Io non vedo altre opzioni. Beh, ci faremo strada. Pronti? Cima e salva Gaia. Io fermerò Gerard. Devo arrivare in cima alla torre e liberare Beta. Aloy,